hanno poi piano piano iniziato, perché diciamo questi prima erano cani che erano i cani pagliari, per far capire, erano cani da Erano guardia alle masseria, si masserie, sì, faceva la guardia alla infatti. masseria, guardia agli animali di grossa taglia. Infatti per ogni zona il mastino aveva diciamo, un tipo di lavoro da fare. Magari nelle nostre zone erano cani che guardavano le grandi madri, i bufali, i maiali, animali di grossa taglia. Invece più nel napoletano erano cani, magari più cani da cancelli, chiamano i cani cancelli, Cani cani di cancelli. proprietà, cani. Questa era. Poi pian piano il mastino è diventato uno status symbol. Infatti, il mastino più che Definisce essere conosciuto qua da noi in Italia è conosciuto conosciuto anche all'estero. perché lo definisce un vero e proprio monumento vivente È perché un cane molto, sì. cioè, è ricco di storia, perché non è, cioè, è un cane che riporta il vecchio molosso romano, vecchio cane. Sì. Infatti si diceva che il mastino napoletano è il cane dei romani. Non è che mo, Infatti, poi c'è all'epoca una romana, vecchia diatriba che si pensa che l'abbiano portato i Fenici a Roma, però poi sì. diciamo sono. Quello poi ci sono tante, perché in realtà non è che abbiamo proprio una vera, come devo dire, una vera ricerca storica che ci spiega proprio la Sono tante nascita del mastino. versioni che comunque Quello affermano che si può tante cose. dire è che già nell'età etrusca, quindi antecedente a quella romana, nelle nostre zone sono state ritrovate ossa riportanti a questo grande molosso. Ma già, per esempio, anche nelle raffigurazioni degli assiro-babilonesi Dei ci sono rilievi, sì, si dei sono rilievi fatti. che raffigurano questo grande molosso che si avvicina al nostro cane oggi. Certo, non aveva a livello, come devo dire, come per esempio di pelli e cose, non era proprio Sì, come quello di oggi. era forse un'altra Un po' versione, più, diciamo. diciamo, più tonico. Ecco, l'aggettivo giusto è tonico. Un po' più tonico, che comunque erano cani che l'evoluzione c'è nell'uomo e anche nell'animale, Sì, diciamo, in genere. Quindi, mo, mi metti che i cani oggi mangiano, i cani mi mangiano. mangiano molto sano, Mangiano infatti. sane, carcasse Infatti, di pollo prescelte, crocchette, invece prima i cani mangiavano quello che. ti volevo